27 novembre 2016, Gianni Colacione per Libre TV nello studio di Mauro Mellini. È la settimana, diciamo, in qualche modo di vigilia del Red Rationem, ossia la prossima domenica si voterà per il referendum, nel referendum istituzionale di conferma della riforma costituzionale detta la riforma Boschi, Boschi-Renzi o Renzi-Boschi. E ne abbiamo parlato più di una volta di questa riforma qui su Libre TV, nello studio di Mauro Mellini, con lui, che insomma apertamente si è schierato da subito per il no, ha argomentato sempre molto in modo molto, diciamo, puntuale nel merito della riforma. Beh, insomma, adesso possiamo fare un po' una summa, anche qualche considerazione insieme a lui, come questa campagna ne abbiamo visto anche in TV. E poi in finale ovviamente ci sarà un appello al voto, come in tutte le TV prima, che si rispettano, e così in Libre TV tra esse, prima appunto di un appuntamento elettorale o referendario che sia. Siamo arrivati al voto, e dico siamo arrivati, potrei dire anche faticosamente, perché i tentativi fino all'ultimo momento scandalosi di eludere il voto popolare, dopo averlo reso necessario con una legge che necessita, una legge costituzionale di riforma della Costituzione, che necessita della conferma o del rigetto da parte del corpo elettorale, si sono trovate le scuse più assurde per rinviarlo. Innanzitutto si è atteso l'ultimo momento da parte della Cassazione per dichiarare che c'era stata, che c'era stata subito la richiesta. Si è atteso il termine per le ulteriori richieste, come se si potessero fare più referendum. Era tutta evidenza. Era tempo perso. Non lo so a chi abbia giovato perdere tempo. Certo che in ultimo si sono fatte le cose più incredibili per trovare argomenti ed espedienti per ritardare il voto, il terremoto, lo spacchettamento, la follia imbecille dello spacchettamento. Dico imbecille con riferimento specifico all'autorevolezza di qualcuno che l'ha sostenuto. Si doveva fare, si fa. Sarà un referendum caratterizzato da una quantità di brogli e di prevaricazioni. Perché questo, che dovrebbe essere il referendum popolare, in realtà è un referendum che vede da una parte un governo, dall'altra un popolo. Questa è la realtà. Si è detto che c'è stata una personalizzazione del referendum, e voglio dire da parte di chi? Da parte di Renzi, il quale poi lo ha riconosciuto, uno dei pochi errori che ha riconosciuto Renzi, ma in realtà non ha personalizzato il referendum, ha personalizzato la Costituzione. Ha personalizzato la Costituzione. Noi abbiamo da una parte una Costituzione governativa per un governo, per questo governo, per quello che può avvenire nei prossimi mesi, cioè il contrario del concetto stesso di Costituzione, che è qualcosa che non di eterno, che nulla è eterno, ma comunque destinato a durare negli anni e a regolare per anni e per decenni la vita di un paese. Renzi ha voluto farsi una Costituzione su misura che abolisse la caratterizzazione parlamentare del regime politico italiano e che confermasse invece che una prevalenza dei poteri del governo, di un governo che potesse governare senza avere la maggioranza. Per questo ha provveduto con una legge elettorale. E quindi parlare di una deriva autoritaria è tutt'altro che fuori di luogo.
Questa è la Costituzione che non è che istituisce la dittatura, ma certamente è una Costituzione che è, diciamo, tagliata su misura di una forza politica che intende essere e poi governare il paese e reggere le sorti del paese in modo autoritario e senza autorità, perché poi l'autorità dovrebbe essere fondata sempre su qualche cosa che riguarda la stima e la capacità. Ora, è inutile che ripetiamo quello che abbiamo già detto, questa è una riforma piena di stupidaggini grosse. Ogni giorno ne scopriamo una. Ci sono scordati che rimarremo senza senatori per quelle delle regioni a statuto speciale e dovremo fare un'altra legge costituzionale che modifichi gli statuti con l'accordo delle regioni stesse che hanno la possibilità. Abbiamo rilevato una serie di incongruenze e di falle, diciamo così, nella struttura di questa riforma. Ma soprattutto oggi, a conclusione di questo referendum, delle caratteristiche che ha avuto la campagna referendaria è stata personalità. Da una parte abbiamo avuto Renzi, che si toglie la giacca, le maniche di camicia, si presenta in televisione e caratterizza anche col suo comportamento il fatto che questa è una Costituzione sua personale. Dall'altra abbiamo la Cozzaglia, quello che ha definito la Cozzaglia, che io considero un'espressione che possiamo accettare. Perché tutti i tiranni, Ferdinando di Borbone, il Papa, i cardinali, gli austriaci che occupavano la Lombardia, hanno sempre definito una cozzaglia i liberali, il popolo italiano. Benissimo, la cozzaglia è per il no. Non c'è stato da parte delle forze politiche, che pure hanno avuto una grande occasione e che hanno sprecato l'utilizzazione di questa prova per provare se stessi e provare la propria necessità di intervento nella politica del paese. Clamoroso è la defaillance del centrodestra che ha mancato, tanto l'apporto di un personaggio come Brunetta che si è battuto bene, non è questione di simpatia o antipatia per la persona, è questione che ha fatto questa campagna, altri sono scomparsi, compreso Berlusconi. Troppa gente ha ripiegato pensando a cavarsela domani comunque da una cosa. Ma la gente ha reagito alla personalizzazione della Costituzione come doveva reagire. C'è un disegno autoritario, è inutile negarlo, è provato dal contenuto della riforma costituzionale, è provato dalla cosiddetta riforma della scuola disastrosa, è provato dai progetti di riforma della giustizia affidati da Renzi a un personaggio come Gratteri, il quale è noto per sue posizioni oltranziste, un po' visionario, vedo dappertutto la massomafia, la massoneria, la mafia, strani poteri occulti, è una categoria di magistrati che ha una sua storia particolare. A lui è stato affidato subito dopo la costituzione del governo Renzi il compito di presiedere una commissione
relativa alla criminalità organizzata. Ci sono qua dentro una norma, basterebbe un articolo, la riforma del voto di scambio, che da voto di scambio con una organizzazione mafiosa che procuri i voti con i metodi mafiosi, cioè l'intimidazione e la prevalenza dell'organizzazione sul territorio, è stata sostituita l'accettazione di voti da parte di un appartenente a un'associazione mafiosa che, secondo la definizione della legge, non ce lo dimentichiamo, può essere costituita da tre persone, anche disarmate, perché se sono armate c'è una aggravante. Quindi io mi rivolgo a una persona che conosco, dicendo, beh, tu c'hai una famiglia numerosa, che dicono, in famiglia me ne darete un po' di voti, è mafioso. E io mi becco, secondo questa disposizione di legge, questo auguriamoci, progetto, una pena non inferiore a 10 anni. Con questo si distrugge tutta la classe politica italiana, perché si trova sempre un pentito che dice, ma sì, mi ha chiesto i voti, basta questo. Ora, non vogliamo drammatizzare più di quanto non sia drammatica la situazione. Vogliamo dire a tutti, amici cari della Accozzaglia, raccogliamoci, meritiamo, facciamo quello che ci sentiamo portati a fare come Accozzaglia, come popolo italiano che reagisce all'idea di avere una Costituzione, uno Stato di parte. L'Italia ha avuto esperienze tristissime, dolorosissime, pesantissime di questo tipo di politica, non abbiamo bisogno di ripeterlo. Il fatto che questo pericolo oggi derivi da un personaggio, tutto sommato, dal Boy Scout, non da Struce, fondatore dell'impero, non significa molto. Ci sono diverse forme di autoritarismo, o quello bonario del bravo ragazzo non è meno pericoloso di quello di con altre tinte, magari un po' caricaturali. Non so quale dovrà essere il risultato, perché dovremmo vincere, dobbiamo vincere, ma possiamo perdere. E sarebbe una grave disgrazia per questo paese. Ci sono state delle manomissioni della Costituzione fatte dal governo Berlusconi, in particolare quella relativa alle regioni, con la insulsa spinta cosiddetta federalista, che poi non era federalista, perché questa gente che vuole i soldi da Roma, chi vuole i soldi da Roma non è federalista, perché sennò non si tratta di federalismo ma di altro. E questo non significa che per averla chiesto oggi non si possa dire, perché l'hanno chiesto pure l'altro, perché questo è la conseguenza di un tentativo di sostanziale truffa generalizzata, per cui quelli che non sanno governare se la prendono con le regole del gioco, come quello che gioca a briscola, no? Gli vengono carte cattive, sbaglia, io non so giocare a carte, manco a rubamazzo, come si dice a Roma, e se la prende e dice che le regole sono sbagliate. Non è, questo vale oggi per Renzi, vale per quello che erano stati i tentativi. Forse avremmo avuto il dovere di occuparci con maggiore tempestività anche di quei tentativi fatti a loro. Ma allora la sinistra reagì molto
Scemenza e poi ha fatto naufragare la riforma di Berlusconi. Una cosa è certa, la Costituzione non si deve cambiare se non con intese larghe, cioè le parti politiche in quanto rappresentanti dell'accozzaglia, no, del popolo, che io non chiamo accozzaglia ma che accetto volentieri, dato che mi viene da quella parte, accetto volentieri questo tentativo di insulto che prendo invece come una grande espressione di consenso e di valore. Questo non ha... l'accozzaglia, insomma, praticamente io penso che il termine volesse indicare la gran differenza di provenienza politica che c'è tra l'una e l'altra parte, poi, insomma, tutto sommato. Ma tutti possiamo dire quello che ci pare, ma la Costituzione non ha detto che deve, anzi, la Costituzione, il sì e il no alla Costituzione, non devono essere un atteggiamento di partito. Certo, una su questo siamo di, anche perché la Costituzione si rivolge ai cittadini. Come è un fatto assolutamente allarmante che questa sia la Costituzione del partito della nazione, come vuol diventare Renzi, di un partito democratico che non è più di sinistra, diventa di destra, che poi so quelle cose un po' all'italiana, non solo all'italiana, ma molto all'italiana. La sinistra che diventa di destra, la destra che diventa di sinistra, il partito fascista era nato come partito di sinistra, poi diventò di destra, era anticlericale, poi diventò clericale e cose di questo genere. E, detto questo, non abbiamo da discutere più il fatto, ma non siete tutti d'accordo, non devono essere d'accordo. La Costituzione è fatta perché deve essere la legge di tutti. Certo. E quindi... Ascolta Mauro, ti volevo fare una domanda sulla Corte Costituzionale. Allora, la Corte Costituzionale si è presa tempo per dichiarare la costituzionalità della legge elettorale. Aspettate, ci aspettiamo perché magari si potrebbe, che ne so, influire. Insomma, ha aspettato, si pronuncerà dopo questo referendum. Mentre invece a pochi giorni dal referendum ha in qualche modo amputato, se così possiamo dire, una parte della riforma del lavoro della Madia sulla pubblica amministrazione, la riforma della pubblica amministrazione. Sì, insomma, della pubblica amministrazione. Chiamiamolo lavoro. Diciamo nel rapporto peraltro poi anche con le regioni. E parla, ecco, non ti sembra un comportamento un po' contraddittorio? Una prudenza prima e poi dopo una cosa che poi in qualche modo va a sfiorare la riforma referendaria di cui ci sono, sarà il referendum, invece... Ci sono abbastanza un sacco di rilievi da fare su tutti e anche sulla Corte Costituzionale per aggiungere quelli relativi alla diversità di atteggiamenti e di forme diverse di prudenza. Devo dire che sicuramente questo voto, questo sì, che nessuno ha voluto sottolineare abbastanza, affronta la questione, se vogliamo, anche grottesca dell'ancoraggio delle norme costituzionali e delle riforme costituzionali a questioni, in particolare delle regioni a statuto speciale. Le regioni hanno un potere che ha rilevanza costituzionale. Quelle a statuto speciale in modo particolare, per esempio, una delle cose e dei buchi neri di questa Costituzione, oltre che il sistema del Senato che per semplificare l'hanno reso 10 volte più complicato di come era prima, vero? Ma anche il fatto che il Senato non si può costituire oggi. Perché? Perché le norme degli statuti speciali, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Sicilia e Sardegna, vietano ai consiglieri o deputati, come si chiamano in Sicilia, regionali, di
essere componenti del Parlamento nazionale. Questa Costituzione dice che il Senato è composto dei consiglieri regionali. A un certo punto dire che, dato che viene dopo, apro la quella di prima, non è vero, perché la norma speciale prevale sulla legge generale. Si è dimenticato di questo, un po' per ignoranza, un po' per cordialità, non voglio dire perché. Sta di fatto che questo. E la Costituzione, ponendo l'accento in questa sua sentenza sul rapporto tra Stato e Regioni, potrebbe anche aver voluto dare un avviso a chi è ormai agli elettori, perché il governo non è che si può rimangiare la legge. Se la legge non funziona, è peggio per noi, ma a rimediare non può essere altro che il corpo elettorale. Siete voi, cittadini, che dovete farvi carico delle imbecillità che fanno di questo gusto del nuovo. Nuovo è bello. Nuovo, una macchina nuova, sembra una Ferrari, ma il motore non funziona. Si va a accendere e non si accende. Il rischio è questo, un rischio di paralisi. C'è qualcuno che dice, beh, se lo Stato non funziona è meglio così, visto come vanno le cose. No, signore, non è così. Perché quando lo Stato, la Costituzione, i meccanismi previsti dalla Costituzione non funzionano, poi chi ha in mano il mestolo la adopera come meglio gli crede e si arrangia. Ora, non possiamo rimetterci all'arrangiamento di un Renzi, di una Boschi, di questa gente qua, che già si arrangia molto, molto male. Ecco. Quindi, torno a dire, il voto è una questione del 4 dicembre, è una questione estremamente delicata, di esito incerto. Ogni voto può essere determinante. Che ricordiamo non ci sta quorum. Non c'è il quorum, ma io credo che il quorum sarà ben... Sì, penso anch'io, però insomma... superato, ma il problema è che c'è molta gente non informata, c'è il voto degli italiani all'estero regolato da una legge demenziale. E certo, non è soltanto in questo caso, ma noi abbiamo dei deputati eletti all'estero che non sappiamo chi le legge. Perché sappiamo che ad alcune persone gli è arrivata a casa la scheda. Chi ha votato non si sa. Se passa il boss mafioso americano o quello australiano o quello che sia, oppure qualcuno, tutto a caso, non so, del consolato, che dice date qua che e gli danno la scheda. Lui vota per tutti quanti e nessuno si preoccupa di sapere. Si prevedono 10 anni di reclusione a chi chiede il voto alla persona sbagliata, no? Non ci sono norme che si adattino a questa possibilità, non dico di broglio, ma addirittura di utilizzazione, direi quasi naturale, ma contraria ai principi. Che è demenziale far votare l'italiano all'estero, in paesi dove è vietato fare propaganda politica. Andare a fare propaganda politica, sia pure per la politica italiana, nella Corea del Nord, vi arrestano immediatamente, no? Se non è possibile fare propaganda politica, non è possibile che la gente voti e non deve votare. L'idea, ma gli italiani all'estero hanno l'Italia nel cuore, il povero Tremaglia che non capiva niente, no? Pace all'anima sua, ha ritenuto un grande successo il voto degli italiani all'estero, che è stata una delle grosse sciocchezze dalle quali non sappiamo ancora, nessuno si è levato, diciamo così, ha fatto studi approfonditi per vedere quale sia stato l'incidenza effettiva di questo voto degli italiani all'estero. Stavolta potrebbe essere determinante, e Dio non voglia, perché è probabile che all'estero
ci sia una valanga di sì, perché gli hanno detto: volete fare la Costituzione più bella? E la gente dice: sì, facciamola più bella. L'unica cosa che è arrivata è che c'è qualcuno in Italia che vuole migliorare le cose. Esattamente il contrario di quello stanno. Mauro, proviamo a fare qualche scenario. Allora, se appunto vince il no, questo bicameralismo resta come è. Tu pensi che si sia rivelato efficace nella produzione legislativa? Ma insomma, questo sistema legislativo nostro funziona? Sì, funziona, perché noi funziona anche se se ne abusa. Perché se ne abusa? Si fanno troppe leggi. In Svezia c'è una Camera sola, no? L'Italia fa il doppio delle leggi che si fanno in Svezia. Mauro, io parlo del procedimento legislativo all'interno del Parlamento. Sì. Non l'iniziativa governativa che poi alla fine sembra che nelle percentuali è dall'iniziativa governativa che scaturiscono le leggi in gran parte. Certo, ma allora dire che in Italia non si possono fare le leggi perché ci sono due camere e c'è troppo tempo che si perde, non è vero. In realtà che se ne fanno troppe e si fanno male. È una questione di qualità. Bisogna mandare in Parlamento la gente che capisca qualche cosa e non del testo di cavolo che votano perché il nuovo è bello, no? Purtroppo io ho sempre avuto timore di certe valutazioni dei parlamentari per paura di toccare quello che considero una cosa sacra nella mia coscienza di cittadino, cioè il rispetto del Parlamento. Io ricordo la prima volta che mi affacciai in un'aula da spettatore, non c'era ancora nemmeno la Costituente, c'era la Consulta, all'aula di Montecitorio, la grande commozione che sentì, perché dico: questo è il tempio della democrazia. Certo, è un tempio in cui ci sono stati più mercanti che non sacerdoti, devo dirlo, ma non è cambiando, probabilmente dovremmo trovare delle forme diverse di questo bicameralismo. Non ci dimentichiamo, lo statuto albertino prevedeva il bicameralismo perfetto. Cavour, dopo due anni, lo aveva abolito. È vero che allora non c'era Costituzione sovraordinata alla legge ordinaria, eccetera, ma con una prassi tale per cui il governo rispondeva alla Camera dei Deputati. Ma il Senato, persino in periodo fascista, una funzione di, diciamo così, adattamento e di delle leggi a criteri ordinamentali, evitare sciocchezze troppo grosse e cose di questo genere. Il Senato l'ha fatta questa funzione. Noi dobbiamo anche, potremmo fare un elenco di casi in cui il bicameralismo ci ha salvato dalle cavolate più clamorose, perché Renzi pensa che le leggi siano l'approvazione delle cose che lui presenta alla Camera. Punto e basta. Non ha altri problemi, non ci arriva, non ha la mentalità, non ha la passione di questa necessità, di questo rispetto per il diritto, no? E per le sue esigenze, che poi sono le esigenze di un sistema nervoso della Repubblica, perché il diritto è questo, no? Sono i nervi dell'organizzazione sociale e politica del paese. Quindi non ripetiamo a vanvera questa storia, il bicameralismo, il ping pong, la realtà è che Renzi non aveva la maggioranza alla Camera, non l'aveva al Senato,
E in queste condizioni il ping pong era determinato dal fatto che doveva corrompere le persone alla Camera per corromperle al Senato, e qualche volta non si trovavano d'accordo. E questa era la realtà. C'è stato un lavoro di corruzione in senso politico, se vogliamo. Ti ringrazio di questa precisazione. Ma, insomma, ecco, che di questo voglia fare la Costituzione personale con i suoi, lui ce l'ha col Senato perché il Senato ha avuto maggiori difficoltà. La legge, le stravaganze della legge della Camera con cui si è votato, dichiarata incostituzionale, l'idea, un'altra cosa che si sarebbe forse dovuto insistere di più per fare la Costituzione. Ecco, diciamo dal tuo punto di vista, cioè da un esponente, diciamo, del no, su cosa si sarebbe dovuto insistere di più per il no, che invece si è trascurato, e cose invece magari si è un po' sopravvalutate e si poteva evitare? Le forze politiche sono state tutte latitanti. Le forze politiche no. Meglio così, probabilmente. Meglio la cozzaglia, e la cozzaglia nel senso che dico io, cioè la gente, la realtà, la gente ha capito più di quello che non abbiano capito le forze schierate, ma qualche volta sempre a pensare, ma poi che succede? Ma all'indomani come me la cavo? Che cosa mi conviene? La gente, quelli del no, hanno detto no. Speriamo che siano la maggioranza, perché il popolo italiano, tutto sommato, credo che in questa occasione, tra errori, storie in cui è stato indotto, mancanza di informazione, difficoltà di appropriarsi di certi meccanismi, eccetera, ma credo che poi alla sostanza ci è arrivato. Ha capito che questa è una Costituzione personalizzata. Una volta si diceva legge ad personam, si facevano delle leggi che non fossero forcaiole nella procedura penale, e ad personam per Berlusconi. E qui abbiamo fatto la Costituzione ad personam. Non credo che dobbiamo dire molto. Quindi, diciamo, per fare un salto nel passato, escludiamo che Berlusconi abbia operato per fare leggi a proprio interesse. Ma neanche una volta, no, che tu abbia, diciamo, avuto impressione. Guarda, ognuno, anche io ho fatto leggi per il mio interesse. Non credo che fosse interesse di soldi, perché non ce li ho i soldi, no. non li ho fatti e non mi interessa di farle. Ognuno ha interessi, bisogna che siano rispettati. Facciamo Presidente del Consiglio Berlusconi, dobbiamo tenere presente gli interessi di Berlusconi. Non c'è niente di scandaloso. Io temo più che le persone che hanno i propri interessi in politica, quelli che servono gli interessi altrui. Ci sono i servitori, no? Mercenari degli interessi, che sono quelli pericolosi, dei quali diffido in modo particolare. E ce ne sono tanti, sono in vendita ogni giorno. Ora, preferisco quelli che, sarei per dire un'enormità, quelli che comprano, a quelli che, no? A quelli che si fanno comprare. E che quelli che si fanno comprare, ma evidentemente non previsto né l'uno né gli altri. Non credo che nel periodo democristiano abbiamo avuto delle cose. Se ne parlava di meno, la stampa era più ingabbiata di quanto non lo sia adesso. In tutti i paesi c'è corruzione. E si tratta di vedere dove la corruzione, dove il sistema produce corruzione. In Italia c'è qualche cosa che produce corruzione, soprattutto negli enti locali. Il fatto che si faccia tutta l'attività degli enti minori a spese di quelli maggiori, che ci sia uno Stato che distribuisce i soldi, che si faccia passare questo per autonomia, che non è autonomia. Al mio paese d'origine, dove non c'è una sola persona che abbia mai giocato a rugby, e in cui credo che non ce ne sia manco nessuno che è andato a vedere una partita di rugby, e in cui quelli che si sono visti in televisione una partita di rugby, da principio alla fine, si dovranno contare sulle dita
ma la metà di quella delle dita della mano, sono arrivati dei soldi con i quali è stato fatto un campo di rugby. Hanno tagliato un bel pezzo di bosco, perché i campi di rugby sono grandi, e hanno fatto un campo di rugby dove nessuno ha mai giocato a rugby. Però i soldi erano arrivati e bisognava utilizzarli. Questo, in parole povere, è il grande cancro della finanza, ma non solo della finanza, perché è chiaro che se, non so lì chi diavolo, se era il comune, chi altro abbia fatto questa prodezza, ma avesse detto no, non ci serve, ha mandato via, erano arrivati i soldi che potevamo spendere qui, c'era tanto lavoro, quale lavoro? Lavoro per fare l'opera pubblica non serve, no? Questo è avviene quotidianamente. È inutile che ci domandiamo se e perché c'è corruzione. Se andiamo a dire, guardate che il sindaco si è fregato i soldi, vabbè, ma l'aveva ottenuti lui i soldi, quindi si è pure fregati. Ma come se frega i soldi? Ebbè, sono sempre soldi che sono rimasti qua. Questo è il discorso. Guardate che questo meccanismo mentale, e non solo mentale, è il grande cancro della politica italiana, specialmente nel Mezzogiorno, è invaso da questo pessimo sistema. Io credo che la vera riforma costituzionale d'Italia sarebbe abolire questo sistema qui, abolire la cosiddetta finanza derivata. No, io non me ne intendo di questa materia, non ne sono mai occupato, a cominciare dalla mia di finanza, non ho mai occupato di finanza, ma intendo di poter intuire questo fatto molto chiaro. Bene. Ci siamo allontanati molto. Ci siamo allontanati, però mi sembra che con questa metafora del campo da rugby, metafora dell'Italia, il campo da rugby, cattedrale nel deserto, possiamo avviarci verso la conclusione. Nel bosco. Nel bosco. Nel bosco. Tagliato. Un ultimo appello al voto e poi chiudiamo. Ma io credo che gli italiani debbano essere se stessi. Siate a Cozzaglia, non vi preoccupate delle minacce di quello che succede all'indomani del voto, preoccupiamoci semmai di quello che succederà negli anni se avremo una cattiva Costituzione che non funziona. Una Costituzione che non funziona significa aver comprato una macchina senza motore o con un motore che va ad acqua o non va a niente. Ecco. E allora respingiamo gli appelli di De Luca ai sindaci, ci ha dato i soldi e votiamo sì, e cose di questo genere. Non c'è nessun terrore per l'esito del no, non c'è nemmeno un terrore sul risultato del sì, perché sarebbe bene che ci fosse. Il terrore è rappresentato da una deriva autoritaria che c'è, e che c'è nella Costituzione, e c'è in malloppi di processi di legge folli, no? Il nostro sistema penale rischia di arrivare, e si rischia, e questo è veramente l'aspetto. Il vero problema costituzionale italiano è che la sovranità popolare ogni giorno viene sacrificata a fronte di un strano potere giurisdizionale, delle toghe rosse, bianche, nere, che finiscono con avere la funzione degli ayatollah nei paesi islamici, in cui ci sono i parlamenti, ma poi c'è il Consiglio della Rivoluzione islamica che fa il bene al cattivo tempo. Siamo capaci di essere, l'Italia ha una storia anche molto positiva,
abbiamo avuto anni di grandezza morale, anche se sempre di miseria, più di oggi, ma di grandezza morale di questo paese. Cerchiamo di essere all'altezza di quella situazione. Speriamo il 5 di poterci rivedere contenti e felici per la vittoria del no. Grazie a Mauro Mellini.